Ebbene, rieccoci qui a disquisire di Warhammer 40.000. Sinceramente non so bene come rompere il ghiaccio e questo video è un po' una nuova esperienza, quindi vedrete un modo diverso di organizzare il tutto, anche visto l'argomento trattato. Fatemi sapere se la cosa inciderà o meno sulla fruibilità dell'insieme. Ma ora, venendo a noi, il titolo parla chiaro. La Deathwing. Ma che cos'è questa Deathwing? Questa è considerabile come una vera e propria unità d'élite nelle mani del capitolo degli Angeli Oscuri. Space Marines in armature Terminator capaci di seminare morte sul campo di battaglia, oppure condurre azioni chirurgiche all'interno di tetri vascelli alla deriva nel vuoto spaziale da millenni. Nei prossimi minuti cercheremo di capire meglio che cosa sia, quale sia la sua storia, il suo modus operandi, le sue peculiarità ed altri affascinanti aspetti. Inoltre vorrei precisare che questo volere nasce dalla scoperta di un videogame che è Space Hulk Deathwing. Ringrazio Koss che mi ha fatto dono di questo titolo. E ora, detto ciò, non dilunghiamoci troppo. Ed entriamo nel vivo di questo nuovo episodio di Parliamo di Lore, Warhammer 40.000. For the La Deathwing, o in italiano l'ala della morte, coincide con l'intera prima compagnia degli Angeli Oscuri. Premetto che non farò una digressione sugli Angeli Oscuri in questo video, per non perdere di vista il topic centrale, innanzitutto. Ma in ogni caso, la prima compagnia è composta da squadre specializzate di Marines veterani in armatura Terminator. Questa composizione risulta essere una peculiarità del capitolo, che si può ritrovare soltanto nei capitoli successori noti come Unforgiven. Di certo, il fatto di poter armare un'intera compagnia con queste pregiate power armor la dice lunga sulla quantità di reliquie presenti nella roccia, che è ciò che resta di Caliban e attuale fortezza monastero degli Angeli Oscuri. E la dice lunga anche sull'importanza attribuita al compito sempre perseguito dal capitolo, ossia la caccia agli angeli caduti, i traditori che, nei giorni dell'eresia, seguirono Luther lungo il cammino del caos. Sono pochi gli angeli oscuri che possono fregiarsi dell'onore di combattere nella Deathwing. Solo coloro che hanno dimostrato incredibile abilità marziale ed una totale fedeltà al capitolo possono sottoporsi ai rigidi riti di iniziazione imposti per entrare a far parte della prima compagnia. Una volta superate le prove fisiche massacranti e una sequela di riti di purificazione e abnegazione di ogni tipo di eresia, i candidati sono pronti ad entrare a tutti gli effetti nella Deathwing, con le anime purificate e schermate da ogni tentazione più o meno subdola condotta dai poteri perniciosi. Del tutto sordi alle dolci promesse del caos, così come alla pietà e alla misericordia che potrebbe essere loro chiesta dai nemici imploranti. A seguito dell'ascensione di un angelo oscuro nelle fila della Deathwing, inizia il percorso di scoperta dei misteri detenuti dalla cerchia interna del capitolo, apprendendo così ciò che accadde nei difficili giorni dell'eresia. Scoprendo la verità su Caliban, sugli angeli caduti, sul tradimento di Luther, e man mano che i segreti più gelosamente custoditi vengono svelati, in questi Space Marine crescono i sentimenti di vergogna e disprezzo per i fratelli caduti nella tentazione del caos, che conducono infine all'abbandono, al desiderio di vendetta e ricerca della soluzione. Si genera una volontà incrollabile di cancellare col sangue dei traditori la macchia lasciata sul nome del capitolo. Con questo indottrinamento basato sulla conoscenza, la cerchia interna ottiene dei guerrieri completamente devoti, pronti a seguire senza alcuna riserva i comandi impartiti dai superiori, giungendo ad azioni estreme, considerabili magari aberranti per i fratelli al di fuori della Deathwing, ma sempre in nome della caccia agli angeli caduti. Non importa
se altri servi dell'imperatore troveranno la morte nell'uccisione anche di un singolo angelo caduto. Ogni perdita verrà giustificata lungo il cammino per la redenzione totale del capitolo. È doveroso però rimarcare che nonostante gli appartenenti alla Deathwing sappiano dei terribili segreti del capitolo, il grado delle loro conoscenze resta spesso limitato. L'indottrinamento avviene ai livelli più periferici della cerchia interna. Non è dato per scontato che tutti gli Space Marine della prima compagnia sappiano che in realtà gli Angeli Caduti siano in origine confratelli lealisti. Limitando la loro conoscenza sulla natura di questi eretici ad alcuni frammenti, saranno poi soltanto i veterani ad accedere agli anelli più interni e di conseguenza scoprire ancora di più sulla storia taciuta degli Angeli Oscuri. Veterani che prendono il nome di Cavalieri della Morte. Ne parleremo meglio fra poco. Ora, fatta questa panoramica molto riassuntiva, ma comunque doverosa e piena di concetti, me ne rendo conto, dati per scontato, spero non me ne vogliate, voglio concentrarmi sulla storia della Deathwing. E quindi la domanda sorge spontanea. Quando e in che contesto nasce questa particolare ala degli Angeli Oscuri? A moment of lapsity spawns a lifetime of heresy. Le origini della Deathwing affondano nei remoti giorni antecedenti l'eresia di Horus, quando il capitolo era designato come Legione e il ricongiungimento con il Primarca, Lionel Johnson, era avvenuto da poco su Caliban. Ma per capire la presenza della Deathwing nel 41esimo millennio, e sottolineo questo aspetto in quanto essa, insieme all'ala del corvo, rappresenta una licenza ai dettami imposti dal Codex Astartes, dobbiamo fare una premessa sull'organizzazione delle legioni, parlando, spero e mi auguro, in maniera chiara e non troppo astrusa, dell'Hexagrammaton, o Hexagrammaton, sinceramente non saprei quale delle due pronunce è più corretta, magari me lo direte voi. La struttura organizzativa, nota come Hexagrammaton, risale nelle sue origini addirittura ad un periodo precedente la creazione delle legioni di Astartes. Legioni che alla loro nascita comunque adottarono questa forma colloquialmente nota come le sei ali, ma riconosciuta anche come le sei schiere degli Angeli della Morte. Ogni schiera era caratterizzata dall'avere uno scopo ben preciso a cui adempiere sui campi di battaglia, e di conseguenza ognuna di esse era specializzata in un aspetto particolare del fare guerra. Questo fu il volere dell'imperatore durante le guerre di unificazione, ma essendo tanto specializzate, nessuna schiera poteva combattere da sola sui campi di battaglia terrestri o quelli dei primissimi momenti della Grande Crociata. Per ovviare alla problematica, elementi di ciascuna di queste schiere vennero combinati in gruppi di battaglia di diverse dimensioni e designazioni, e a seconda delle necessità strategiche e tattiche del momento. Poste sotto comandante, nominato dai membri delle schiere stesse o direttamente dall'imperatore, per la gestione di una singola battaglia o campagna, così che il potenziale delle ali potesse essere sviluppato al massimo delle possibilità. La struttura dell'Hexagrammaton venne poi sostituita per volere dell'imperatore dal principia bellicosa, ma nel caso della prima legione, quella degli Angeli Oscuri, i principi delle sei ali continuarono ad essere seguiti, senza sostanziali cambiamenti, almeno fino al ricongiungimento con il Primarca, Lionel Johnson, a cui venne affidato il comando sulla sua legione. A questo punto, l'organizzazione delle sei ali venne rivista dal Leone, che decise di integrarla non solo con i dettami base del principio bellicosa, ma anche e soprattutto con le antichissime tradizioni dell'ordine di Caliban, ordine che sotto il comando del Gran Maestro Luther accolse nelle sue fila il giovane Primarca tempo addietro, che infine ne divenne il supremo Gran Maestro prima della venuta dell'Imperatore. Successivamente,
all'arrivo degli Astartes terrestri sul pianeta del Primarca, la legione venne organizzata in capitoli e ordini guidati dai Gran Maestri e dai Paladini, ulteriormente suddivisi in compagnie gestite da capitani. I membri delle sei schiere vennero poi distribuiti fra le compagnie dove agirono come capitani, sergenti o semplicemente legionari. In alcuni casi, invece, radunati in formazioni speciali, appunto, le ali, comandate da un luogotenente d'ala, luogotenenti che venivano votati dai loro pari e potevano scegliere un vice che avrebbe preso il loro posto in caso di morte prematura sul campo di battaglia, mantenendo così attiva la linea di comando senza difficoltà alcuna. Un capitano o un gran maestro impegnato in un settore poteva richiedere all'occorrenza il supporto di un'ala. All'accettazione della richiesta, i membri della determinata ala venivano richiamati dalle loro funzioni nelle regolari compagnie e posti sotto il comando del luogotenente d'ala, raggiungendo l'area di operazione ed agendo in maniera specializzata, secondo il principio di base delle sei schiere degli Angeli della Morte. Questa commistione continuò a permanere nella Legione degli Angeli Oscuri per tutta la Grande Crociata e durante l'eresia di Horus, fino alla stesura del Codex Astartes e alla riorganizzazione in capitoli che, come già detto, venne applicata solo in parte nel caso della Prima Legione, che continuò a tenere attive due delle sue ali, la Raven Wing e appunto la Death Wing, inglobata, o meglio, sotto la forma della prima compagnia del capitolo stesso. Con la nuova organizzazione, la Deathwing continuò il suo operato, aprendo la caccia ai caduti. Mentre il capitolo aveva nel frattempo abbandonato lo schema di colore nero in favore dell'attuale verde, la prima compagnia degli Angeli Oscuri continuò a mantenere il vecchio schema, adottando come emblema una variante dell'antica icona dell'Ordine di Caliban, una spada rovesciata e spezzata su campitura rossa e ali spiegate, sostituendo la vecchia iconografia con due spade incrociate di colore rosso. La lama, in origine integra, venne modificata per simboleggiare lo scisma di Luther e il tradimento degli Angeli Caduti, che portarono alla fine nefasta di Lion e di Caliban. Al vertice della complessa organizzazione della Deathwing si pone il Gran Maestro della Prima Compagnia. Attualmente questo oneroso incarico è ricoperto dal Gran Maestro Belial. Celebrato per le sue innumerevoli vittorie nel corso dei millenni, rappresenta uno dei pochi che potrebbero condurre questa rinomata forza. In lui dimorano capacità tanto sviluppate quanto la forza del suo spirito e la sua saggezza, guadagnandosi non solo il rispetto dei suoi sottoposti, ma anche del supremo Gran Maestro del capitolo, Azrael. Davanti a Belial ci si trova al cospetto di un perfezionista, un guerriero privo di sbavature nella sua tecnica, umile e severo verso i suoi errori e fallimenti, disciplinato e capace di imporre disciplina, senza generare però odio nei suoi confronti da parte dei suoi Astartes, che sanno vedere nella sua dura leadership la saggezza di un grande leader. Non mi cimento nel raccontarvi meglio la sua storia, servirebbe un video dedicato solo a Belial, quindi per il momento proseguiamo. The Emperor provides. Poco fa ho affermato come la Deathwing ha mantenuto, rispetto agli altri appartenenti agli Angeli Oscuri, il colore nero delle proprie Power Armor. Ma potrebbe risultare un controsenso. Oggi infatti la Deathwing è nota per il candido chiarore delle sue armature. Nei racconti apocrifi possiamo trovare la motivazione di questo cambiamento. In uno dei racconti si narra la vicenda di una squadra della Deathwing che fece ritorno dopo una lunga missione sul proprio mondo di reclutamento, ma ciò che scoprirono sulla superficie fu raccapricciante. La quasi totalità della popolazione era stata resa schiava o sostituita da un enorme culto di Gene Stealer. Nessun segno aveva tradito la presenza di questa dilagante macchia. Senza possibilità di ricevere rinforzi o di fuggire, il gruppo di Terminator
decise di intraprendere l'unica azione degna di essere compiuta. Estirpare il culto, uccidendo il patriarca e tutta la sua cerchia, o morire nel tentativo. Davanti alle esigue, se non nulle, possibilità di vittoria, la squadra si preparò con un rituale di morte nativo, che prevedeva l'uso di cenere bianca da applicare sul volto, ma invece di farlo sulla loro pelle, gli Space Marine sporcarono di bianco le armature Terminator che avrebbero indossato sul campo di battaglia. Erano dei morti che camminavano, ma terminato il rituale, si armarono di tutto il necessario e iniziarono quella che sarebbe stata con ogni probabilità la loro ultima missione. Avanzarono fra una moltitudine di cultisti e Generaptor, seminando morte e perdendo però anche molti fratelli. Ciò che rimase della squadra riuscì infine a penetrare nel covo degli Xenos e con un ultimo sacrificio riuscirono a tagliare la testa del serpente, impedendo di sostituire il patriarca. Così salvarono sia la popolazione in schiavitù sia l'importante pianeta, che rappresentava un bacino di reclutamento vitale per l'intero capitolo. In onore delle loro azioni, tutti gli altri membri della Deathwing, da quel momento in poi, applicarono la colorazione bianca, che è diventata nel tempo un segno distintivo per la prima compagnia. Colorazione che si applica anche sui veicoli, oltre che sulle armature in dotazione. La reputazione e la fama di questi Space Marine è divenuta nel tempo leggendaria, ma i fratelli guerrieri di questa compagnia d'élite non sono orgogliosi né si fanno vanto delle loro capacità e della loro efficienza. Sanno che la forza fisica e mentale che li contraddistingue è semplicemente ciò di cui hanno necessità per perseguire i loro sacri doveri. Restando umili in una forma di monastico ascetismo, nelle loro bianche armature si gettano nelle fiamme della guerra, senza provare nessuna compassione, rimorso o paura. Devote al capitolo nella maniera più assoluta, una devozione che non lascia spazio ad altro se non ad un freddo fanatismo. Se gli venisse chiesto dai loro superiori, avanzerebbero senza indugio anche negli incubi del vuoto. In battaglia questi implacabili Astartes utilizzano, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, le armature Terminator, portando di base un arsenale adatto sia agli scontri in corpo a corpo che sulla distanza. Caratteristico è anche l'approccio dalla zona delle operazioni. Infatti le squadre sono trasportate, o meglio teletrasportate, nel pieno della battaglia direttamente dalle navi in orbita sull'obiettivo. Quando il lampo che annuncia il loro arrivo viene visto dai nemici dell'Imperium, è già troppo tardi nella maggior parte dei casi. Appaiono in una grandinata di proiettili sparati dai loro Stormbolters, quasi come se avessero iniziato a sparare durante il tragitto. Ma in sostanza, tenendo fede al loro nome e al loro emblema, arrivano come un poderoso colpo di spada, dispensando morte su eretici e Xenos. The Emperor protects, but the Space Marine strikes. Ho già accennato a questi veterani della Deathwing. Parlando della prima compagnia degli Angeli Oscuri, mi è impossibile non dedicare uno spazio importante a questi guerrieri. Se i membri di questa unità si possono già definire Astartes induriti da molte battaglie, i Deathwing Knight sono l'essenza stessa della compagnia e forse sarebbe auspicabile dire dell'intero capitolo, uno spettacolo da vedere sul campo di battaglia. Il loro alberga una parte del leone stesso, una nobiltà velata ma palpabile. Nella complessa gerarchia degli Angeli Oscuri, solo i maestri e i gran maestri sono più in alto, e questi ultimi vengono scelti proprio fra i cavalieri dell'ala della morte, che fanno inoltre parte della cerchia interna e detengono quindi tutti i più grandi segreti del capitolo. Anche questo privilegio rende il ruolo estremamente elitario. Infatti a poter diventare cavalieri sono in pochissimi. Non è sufficiente per una Astartes della prima compagnia dimostrare grandi capacità in battaglia. L'essere un Deathwing Knight va oltre il campo di battaglia. Solo chi dimostra totale devozione alla caccia e al capitolo può essere selezionato per una serie di prove durissime, capaci di piegare la stragrande maggioranza di Space Marine. È nella Camera delle Sentenze, situata nella roccia, che le sfide vengono affrontate. Ognuna di esse testa la determinazione, la forza
e la fedeltà del candidato, oltrepassando il punto di sopportazione, qualsiasi esso sia. La Stardust che riesce a superare tutte le prove riceve il titolo di Cavaliere dell'Ala della Morte e sarà condotto sotto l'arco dell'ombra al centro della Camera delle Sentenze, dove un osservatore nel buio concede al Marine una mazza dell'assoluzione e uno scudo tempesta, entrambi preziosi cimeli della Grande Crociata, contenenti un potere che va al di là della forza della Stardust che li andrà ad utilizzare. In battaglia rappresentano la forza d'impatto più efficace del capitolo. Si teletrasportano con gli scudi alzati, deviando la maggioranza dei colpi che gli vengono sparati addosso, avanzando ben protetti fino all'ingaggio del nemico in corpo a corpo. La sconvolgente forza delle loro armi da mischia riesce ad annichilire qualsiasi nemico. La loro efficacia davanti alla presenza di un angelo caduto pare aumentare ancora di più ed inspiegabilmente. Forse perché mossi dalla fede incrollabile e dalla zelante volontà di perseguire il loro dovere principale di espiazione. Questo aspetto è ancora più evidente quando ci si trova al cospetto di un Nightmaster, i più abili veterani della Deathwing e dei Cavalieri dell'Ala della Morte. Campioni fra i campioni, che hanno il grande onore di poter impugnare un'arma ancora più sacra, il Maglio degli Implacabili. Ma nelle file della Deathwing possiamo trovare altri specialisti oltre ai cavalieri, risorse importanti per il conseguimento di un obiettivo centrale come quello della caccia ai caduti, ma anche di altri incarichi delicati. Fra essi troviamo gli apotecari della compagnia, i più veterani fra i medici, i cui atti di valore gli hanno permesso di ottenere un posto nella cerchia interna del capitolo, chirurghi in grado di salvare le vite dei loro confratelli, ma anche di uccidere senza risparmiarsi. Oppure gli antichi, gli intrepidi portastendardi, che conducono sacre razze appartenenti da tempi immemori al capitolo sul campo di battaglia, ispirando e dando fede a chi li osserva nei concitati attimi degli scontri. E poi i campioni della Deathwing. Non sono dei cavalieri, ma sono comunque formidabili guerrieri, che nei secoli hanno dato prova concreta della loro abilità marziale, arrivando ad avere l'onore di impugnare l'alabarda di Caliban, con cui macellare intere schiere di Xenos ed eretici. Questi specialisti sono talvolta inquadrati nelle squadre comando o d'onore, piccoli gruppi specializzati che scortano i membri di alto rango della cerchia interna, come i bibliotecari o i cappellani interrogatori, conducendoli nel cuore della battaglia, dove le loro abilità sono più necessarie ed utili per massimizzare le possibilità di vittoria del capitolo. Eternally ready. Oltre alle potenti armature Terminator, la Deathwing ha accesso anche ad una serie di corazzati, e fra questi forse i più riveriti e preziosi sono i venerabili Dreadnought. All'interno di questi sarcofagi da guerra sono inumati antichi Astartes della prima compagnia degli Angeli Oscuri, guerrieri che hanno trovato nella loro nuova condizione una seconda possibilità di adempiere i loro doveri, combattendo per molti secoli nel nome del loro capitolo. La dedizione che alberga in loro nella caccia ai caduti rappresenta una visione terrificante. Avendo visto centinaia di questi eretici traditori catturati, hanno maturato una mole di conoscenza unica. La loro saggezza le ha condotte ad apprendere più di chiunque altro i metodi, gli stratagemmi e le modalità migliori per perseguirli. Spesso i comandanti della Deathwing si appellano a questi venerabili Dreadnought per perfezionare l'arte della caccia agli angeli caduti. Se vogliamo, ancor più unici sono i due Dreadnought che sorvegliano nel centro della roccia la Camera dei Passaggi, la sala dove solo i futuri supremi Gran Maestri del capitolo, condotti dal custode delle chiavi, possono accedere al momento del sacro passaggio. I silenti guardiani sono le guardie in bianco, due venerabili Dreadnought antichissimi, tanto antichi che le loro identità sono andate ormai a perdersi fra infiniti segreti, ma il loro compito resta da tempo in memore imprescindibile. Se un qualsiasi nemico un giorno dovesse penetrare così a fondo nella roccia, le guardie in bianco rappresenterebbero l'ultima linea di difesa. Per questo
è estremamente raro vederli in altri luoghi. E solo in casi di estrema necessità, quasi disperata oserei dire, vengono dispiegati, ma comunque mai insieme. Infine, fra i mezzi corazzati più potenti che l'Imperium può schierare, si annoverano i Land Raider. I più antichi vengono selezionati per essere inquadrati nelle file della Deathwing. Sono veicoli con spiriti e macchina particolarmente attivi ed infaticabili, capaci di riparare i danni subiti ad un livello base, controllare sistemi di protezione e di guida. Le versioni Crusader e Redeemer sono quelle solitamente utilizzate. Queste aprono la strada alle squadre Terminator nelle zone di guerra più calde, creando scompiglio fra le schiere nemiche, anche quelle più coriacee ed organizzate, aumentando a dismisura l'efficacia delle operazioni condotte dalla prima compagnia degli Angeli Oscuri. Ed eccoci infine a concludere quello che è stato un lungo excursus dedicato interamente all'ala della morte degli Angeli Oscuri. Forse non posso riferirmi a questo video come un'effettiva chiacchierata, ma spero di aver dato qualche informazione in più a chi magari approcciando l'universo di Warhammer 40.000 ha scoperto questa forza unica a disposizione dell'Imperium. Di certo molto altro si potrebbe aggiungere, ma per ora posso ritenermi soddisfatto. Come al solito, vi invito a fare sentire le vostre voci non solo nei commenti, ma anche nei futuri video di questa serie, parlando insieme di ciò che ci affascina, ossia la lore di questo tetro, ma comunque meraviglioso universo. Grazie e alla prossima.